quando fai così mi viene proprio l'ansia. È un sorriso carogna, un sorriso carogna. Ah, yeah. Tiro, non è me che devi guardare, ma l'uomo alla mia sinistra. Sì, eh? Guarda l'uomo alla mia sinistra. Back to te, yeah. No, no, questo non c'è dubbio. Non, ma che... prova a indovinare chi è, perché a molti non dirà niente questa faccia. Ma chi è? Io sono uno di molti. Appunto, per questo ho voluto tenere nascosto anche a te l'identità di quest'uomo. È un uomo, sai perché? Aspetta, prima di dirvi chi è quest'uomo, vi faccio vedere questo breve video. Prego la regia di favorirlo. Regia? E manda. Aspetta, che sta chiamando la regia. Ok, sta mandando in onda. Lo Conte! C'è la mare 3, c'è la Messafra 2! E come va? Signori, posso senza tentennare dirvi che lui è Gianni Iacobellis, è l'allenatore di Silvio Sisto e del Cellammare, squadra che milita nella seconda categoria. E che c'entra Silvio Sisto? Ah, allora, ecco, secondo te perché si chiama Bomber? Allora, possiamo dire intanto ai nostri amici che si chiama ingiustamente Bomber, nel senso che non è un attaccante che fa tanti gol, non è un bomber. Beh, con me non è che ne abbia fatti tanti di gol, però gioca davanti e ha delle qualità che gli permettono di fare l'attaccante. Gioca di sponda prevalentemente, centravanti in boa, sì, no? Lo fa pure piuttosto bene, questo lo devo dire. È chiaro che non avendo una condizione fisica ottimale non ha il tempo poi per riuscire a riprendere l'area di rigore e quindi di andare alla conclusione. Fa solo la boa. Fa la boa, no, ma ultimamente si è messo con la testa concreta e ha fatto inamichevole, fece un bellissimo gol. Inamichevole. Non sia mai in campionato, perché, perché non deve essere determinante ai risultati della squadra, perché è importante. Per me è importante che lo sia. Ma lei se lo è ritrovato? Allora, o l'ha voluto? No, l'anno scorso avevo in squadra il cugino di Silvio Sisto. Più bravo? Non voglio dire più bravo, perché no, possiamo di loro dirlo tranquillamente. Silvio. Il mister, che deve dire? Ecco, e disse: mister, può venire il cugino, che io non conoscevo. Quando è arrivato al campo, tutti qua, mister, se ci è Cotto, chi è? Silvio Sisto. Chi è Silvio Sisto? Dai, è chiaro. Questa è la verità, cioè, io non lo conoscevo, sapevo chi era, perché non sono uno social molto, non mi interessa. Quindi non conosceva nemmeno il dissing fra me e Silvio Sisto? No, conoscevo nulla di tutto questo. In effetti, scusa se insisto, tutta quella roba, quelle stronzate che fa lui, non le conoscevo. Sì, non conoscevo nulla di tutto questo. Non conosceva lui, quindi. Non conoscevo niente di tutto questo, e chiaramente siccome la squadra era un cantiere aperto e quindi chiunque veniva a provare a seconda delle capacità cercavo di tenerlo in squadra. Quando è arrivato Silvio Sisto, è arrivato con una mentalità che mi piaceva. Perché? Perché si è comportato bene e quindi l'ho fatto giocare. Guarda caso, abbiamo vinto le due partite nelle quali lui è stato presente titolare anche senza aver segnato, però abbiamo vinto. E non solo, è stato anche uomo spogliatoio. E questa cosa mi ha lusingato molto, perché un uomo che fa spogliatoio, fa fare gruppo, fa fare squadra, è importante molto. A un certo punto però, un attimo, arriva la vera natura di Silvio Sisto. Prego, mister, ci racconta. Arriva la vera natura di Silvio Sisto, che bidoni uno dietro l'altro, tu lo aspetti, classico. Cominciato con il giorno dell'Immacolata dell'anno scorso, quando avevamo una partita importante di campionato, la Lega ci aveva messo una cosa, e lui non si è presentato. Alle 12 e con lui altre 7 persone, per cui tu prepari la partita in una maniera e ti ritrovi un'altra parte, tra cui compreso il cugino, quindi diciamo che buon sangue non mente. Bidone, primo bidone, ma mister, sai, problemi. Poi cominciavano i problemi con gli allenamenti. Perché diceva di lavoro. Di lavoro. Problemi di lavoro.
lavoro. E da quando e qua? E qua lavoro faccio, sì, vabbè, comunque andiamo avanti. E questo è il primo allenamento, il secondo allenamento, la partita, sto arrivando, e non ci viene più, cioè, io lo chiamo e non mi risponde, insomma, una serie di circostanze. A quel punto parte la bobina. Siccome l'anno scorso, no, sì, mi sono arrabbiato 2 o 3 volte, però siccome l'anno scorso l'andazzo alla fine era più o meno quello, perché c'avevano tutti questa malattia, ho fatto finire l'anno e poi ho detto l'anno prossimo ci rivediamo. Quest'anno lui si è riproposto e invece l'ho messo fuori rosa, perché ho detto che chiunque si fosse comportato male l'anno scorso per me non andava bene, perché anche se giochiamo in seconda categoria non c'è un come si dice una ricompensa economica, però se uno dà la parola all'impegno lo deve rispettare, perché anch'io ovvio. Lascio il lavoro per andare a fare allenamento la sera, tutte le sere, quindi perdo delle ore di lavoro, per cui chi praticamente, e siccome lui mi ha dimostrato di non essere una persona affidabile, non l'ho fatto fuori. Dopodiché lui si è riproposto diverse volte, mi ha pregato diverse volte di venire, io ho sempre detto no. A un certo punto disse: mister, io vengo, non mi far giocare, quando vedi che mi comporto bene, se hai la disponibilità di quello fammi che fa la palla, insomma. No. È venuto come il lecchino, esatto. È tornato figlior prodigo, è tornato dal mister a chiedere, perché comunque ha capito che io sono una persona disponibile al dialogo e tutto il resto. È tornato e devo essere sincero, si è messo a disposizione, è stato puntuale, corretto, perfetto, ha rispettato quello che gli ho detto, perché non l'ho fatto venire neanche. Ma è le... sicuro, non è che è cugino. No. Ti sto dicendo, è proprio lui. Non è venuto alle amichevoli, non l'ho fatto venire neanche alle amichevoli, e lui è ritornato. Quindi, cioè, il fatto della costanza, della cosa, mi è piaciuto. Dopodiché, piano piano, fatto un mese così. Che dice: mister, domenica? No, domenica not. No, not. Domenica, la prossima. Lei faceva a meno di questa boa insostituibile al centro dell'attacco del Cella Mare. Questo è stato anche un sacrificio per tutta la squadra. No, non è un sacrificio per tutta la squadra. Lo sapevo, io stavo prendendo per il culo, ovviamente. Sì, no, però dall'altro punto di vista, comunque un giocatore come Silvio Sisto, che sa tenere palla nei momenti critici della partita, può tornare molto utile, perché siccome tutti i paesi vengono parete, diciamo, a Bari, no? Per cui ognuno di loro dovrebbe mettere qualcosa al fine di portare il risultato a casa. Domenica scorsa e veniamo al video. C'era Mare 3, Celebre, Sapica 2. Silvio purtroppo si è fatto male in allenamento nella settimana precedente, perché e fortunatamente non ha giocato e quindi c'è la Mare ha vinto la partita. No. Possiamo dirlo con estrema. No, non è Silvio. Ti vuole comunque bene il mister, eh? Ma perché sta Silvio? Sì, ho fatto una sorpresa. Ho fatto una sorpresa. Allora, domenica scorsa Silvio poteva essere anche della partita dall'inizio, però purtroppo c'ha un problema alla gamba serio. Non parliamo dei problemi della testa, io sto parlando del problema alla gamba, ne tenuto un soldato, che sono 15 mm di lesione muscolare. Il problema è che Silvio Sisto ce ne ha tanti di problemi. Saranno problemi fatti suoi, detto questo, comunque lui è stato molto vicino alla squadra, ha partecipato e alla fine mi ha chiesto: mister, fa entrarsi, cioè proprio alla implorando. Ma io non è che non lo volevo far entrare, perché non lo volevo far entrare, perché mi sarebbe stato pure utile, per sempre, perché essendo stato calciatore, che significa avere un problema muscolare, significa entrare e farti male ancora di più, quando magari potresti stare una settimana ferma, riposo, e la settimana dopo giocare. Lui comunque è voluto entrare negli ultimi minuti, ho detto: la senti veramente? E l'ho fatto entrare negli ultimi minuti, abbiamo vinto la partita e lui, come al solito, ha fatto l'uomo spogliatoio. Use Akiu. Che poi però mi deve spiegare per quale motivo Loconte, cioè potevi dirlo a chiunque altro, invece no, Loconte, io sono la tua ossessione, c'è poco da fare. Allora, e poi allora, aspetta, Silvio, fammi finire. Non fare l'irrispettoso come sempre.
e mi sono sentito onestamente con la coscienza di ringraziarlo il giorno dopo personalmente a lui, non alla squadra che poi l'ho fatto diversamente, ma a lui l'ho ringraziato per quello che sta facendo quest'anno. Mister, mi perdo un'informazione, ma uomo squadra, uomo spogliatoio, nel senso che lui pulisce lo spogliatoio dopo? No, nel senso che raccoglie le saponette sotto la doccia. Ora stiamo scoprendo tutti gli altarini. Comunque, cosa volevi non dire? Raccoglie sì. tutte le saponette. No, raccoglie, qualcuno le lascia. No, raccoglie tutti i codiciamo e cose che porta a casa. Perché la domenica dopo, stavi allora, dicendo. Allora, buonasera innanzitutto, sei arrivato anche dal mister. Io arrivo dappertutto. No, so. Io stamattina l'ho chiamato perché pensavo che il numero di telefono mio te l'avesse dato lui. No, che cosa mi deve dare? Lui non poteva darmi il numero di un uomo che era delle possibilità di smascherarlo. Non gliel'avrei mai dato il numero, mai. Jassi Baldaon, andiamo avanti, stavi dicendo. Allora, io dico solo due parole perché già ho capito di che cosa stiamo parlando. Dico solo due cose. Se Silvio, allora prima di tutto il mister è un grande mister in tutti, sotto tutti. Tanto ti fa giocare lo stesso, è Ruth che stai là leccando. Mister, no, 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 stai giocando. Comunque, molte volte ve lo dico anch'io di arrotolare la lingua. Se, non sto bene, se sto bene fisicamente, sto bene mentalmente, io posso giocare tranquillamente dall'inizio, il mister lo sa. Il problema è che non stai mai bene mentalmente. L'anno scorso mi ha dato fiducia e ho giocato quasi sempre, poi purtroppo si è staccata la mente e il mio fisico, lo sappia, il mio fisico non ha dato più i frutti sperati, giustamente il mister non mi ha fatto più giocare. Per quest'anno il mister ha detto: Silvio, se sei quello dell'inizio stagione non ci sono problemi, se invece sei quello degli ultimi tempi a me non mi servi. Per riconquistare la fiducia del mister ho fatto tanti sacrifici, solo che nel più bello mi sono infortunato. Spero di ritornare lungo, presto. Io spero che tu possa recuperare adesso, a parte gli scherzi, così viene a vedere qualche partita, qualche partita, possa recuperare sia soprattutto l'infortunio fisico, quello alla gamba, ma io ti auguro anche di recuperare dall'infortunio psicologico che ti porti dietro da quando sei piccolo, e spero che a un certo punto possa esserci un miracolo e tu possa guarire da quell'infortunio comunque, che probabilmente ti porterai fino alla tomba. Comunque ti stavo per rispondere un video che o vuoi o non vuoi, il bomber anche a Napoli è nominato. Anche se dicevi no, Anello... Sì, però Silvio, so vispuri che tu fai di Napoli. Cudo ha detto a me, e me che a fare l'intervista a Cud che a Silvio Sisto. E non il contrario. Però il napoletano ha detto, farei più visualizzazione di Silvio Sisto. Il problema è che anche Lello mi nominava sempre, anche se tu dicevi, pensa a te, non nominate Silvio Sisto. Silvio Sisto è ovunque, mettitelo in testa. E questo è il problema tuo, Silvio. Beh, evidentemente posso dare una volta ragione a Tino, il sediolone da dove sei caduto era molto alto e questo purtroppo ti ha recato dei danni, irreparabili. Dei segni di onnipotenza. Io arrivo in tutta Italia tramite la TV, voi per un po' di gloria a Napoli vi dovete muovere da Bari. E con questo chiudo, vi voglio bene. Beh, usè Silvio, a chiudo. Silvio, che bene. A chiudo, ciao. Sì, ci vediamo dopo. Ciao. Quindi Tino, questo è per ancora una volta sottolineare quanto quel male psicologico che attanaglia quest'uomo è presente. Comunque, anche in campo. Devo dire una cosa che forse non ha mai detto nessuno: per essere come lui ci vuole coraggio pure, perché, sì, no, perché è uno che si mette in gioco anche con voi, con questa cosa qua, è uno che si mette in gioco, non è uno che cade facilmente nel gioco della... No, assolutamente, perché quella... Per cui la personalità ce l'ha. Assolutamente ce l'ha. Sotto questo aspetto è ed è anche molto scalda. Sottosviluppata, molto sottosviluppata. Sviluppata. Ah no, volevo dire, è sottosviluppata. Sì, sottosviluppata. Forza, c'è la mare.